Su Facebook lanciata una pagina di minacce, di morte, di invettive contro il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella. Indagini in corso. Anche le intimidazioni e le minacce di morte galoppano sulle sterminate praterie di Facebook. Altro che lettere e messaggi minacciosi spediti tramite posta o nascosti nel posto giusto affinché siano scoperti dal destinatario. Adesso la vigliaccheria di colui che si nasconde dietro l'anonimato cavalca sui social network e sono cavalcate velocissime. Tanto che è bastato che su Facebook fosse lanciata la pagina "A morte il sindaco di Siculiana" e si è scatenato il putiferio. Il sindaco della città degli sposi è Leonardo Lauricella, sposato e padre di 3 figli, cancelliere al tribunale di Agrigento, eletto alle scorse amministrative a capo di una lista civica che, a proposito di pagine, ironia della sorte, è stata intitolata "Voltiamo pagina". Adesso sulla pagina di Facebook che invoca la morte di Lauricella è stato scritto: "Abbiamo una pallottola per lei, calda calda, si guardi le spalle". Poi accuse di incapacità amministrativa e offese. E poi piazzeremo una bomba al municipio di Siculiana e salterà in aria il sindaco e tutti quelli che lavorano all'interno del municipio. Poi il minacciante assume toni biblici, dà profezie di catastrofi e scrive delirante: "Il sangue del sindaco laverà le strade di Siculiana e con lui anche i suoi familiari, compresi moglie e figli. Siculiana resterà nella storia dopo che il municipio salterà in aria con il sindaco e tutti i suoi lavoratori". Indagano i carabinieri della locale stazione a cui il sindaco ha presentato una denuncia e Leonardo Lauricella commenta: "Sono amareggiato perché sono minacce davvero fuori dal mondo. Chi assume cariche istituzionali deve mettere in conto questi fatti. Ma certo sono episodi che amareggiano". Il segretario provinciale del Partito Democratico, Peppe Zambito, esprime solidarietà e invita a coraggio e resistenza il sindaco di Siculiana e aggiunge: "Purtroppo da mesi assistiamo a numerosi atti intimidatori verso amministratori della nostra provincia. È una situazione che, oltre a compromettere la serenità delle loro famiglie, rappresenta il segnale di una sottocultura che ancora crede di poter avere cittadinanza. È necessario, accanto all'azione delle forze dell'ordine, che si costruisca una rete delle forze politiche e sociali, delle istituzioni scolastiche e religiose, che vada oltre alla solidarietà e promuova iniziative concrete per l'affermazione dei valori di legalità e di convivenza civile, in particolare per questa provincia che vive purtroppo molte difficoltà".